Buongiorno, siamo per preparare il farro perlato di cascia con funghi porcini secchi, funghi freschi, salsiccia e dei semplici ingredienti: rosmarino, aglio, olio, sale e pepe. E adesso passiamo alla preparazione. Abbiamo sminuzzato, tagliato a pezzettoni 40 grammi, 50 grammi di funghi, champignon. Abbiamo tagliato mezza salsiccia perché il quantitativo è intorno ai 30 grammi. Due pezzetti di funghi porcini messi in acqua calda per rinvenire. 50-60 grammi di farro da mettere a cuocere. E adesso andiamo a sminuzzare il rosmarino e l'aglio perché devono sparire nella cottura. Adesso prepariamo il soffritto e quindi andiamo a mettere olio, il trito che abbiamo fatto di aglio e rosmarino, facciamo scaldare in padella. Nel frattempo, mentre l'aglio con rosmarino va avanti, noi sminuzziamo il fungo che abbiamo messo a bagno, il porcino, ricordandoci di non togliere l'acqua perché poi ci servirà per la cottura. Puliamo la salsiccia, già fatto, me l'ero dimenticato. E ci portiamo vicino alla padella i vari ingredienti. Stanno già rosolando, possiamo aggiungere prima la salsiccia e così andiamo a sminuzzare. Buttiamo dentro i funghi freschi e i funghi secchi. Poco bello vivo perché il fungo fresco deve perdere acqua rapidamente. Sappiamo che è il momento giusto, dopo 2-3 minuti aggiungiamo un pochino di liquido del fungo porcino che avevamo lasciato, che dà un profumo intenso e non fa essiccare troppo. E così lasciamo andare per circa 5 minuti. Pronti, andiamo a preparare il farro. Mettiamo in un pentolino capace, bagniamo con un pochino d'acqua per far perdere un pochino di polvere, per far venire a galla se c'è qualche altro seme di altra razza. Scoliamo così rapidamente.
acqua abbondante e passiamo alla rapida cottura. Ora mettiamo un pizzico di sale. Posto. Abbiamo ultimato la cottura del farro e adesso andiamo a scolare. E lo scoliamo dentro un contenitore perché dobbiamo mantenere l'acqua di cottura. Ecco qua. Abbiamo fatto, abbiamo mantenuto l'acqua di cottura e abbiamo il farro cotto al punto giusto. Ecco fatto, abbiamo scolato il farro, abbiamo lasciato un pochino di liquido di cottura nell'evenienza dovesse servire, andiamo a versare nella padella dove abbiamo già cotto funghi e salsiccia, sono già preparati. E adesso portiamo a termine il piatto. Serve un pochino di liquido, ora lo prendiamo. Facciamo asciugare un pochino il liquido. Ecco qua, il piatto è pronto, possiamo spengere e servire. Dobbiamo cercare sempre di non renderlo troppo asciutto perché altrimenti il farro rimane un pochino fastidioso, diciamo. Per colorire, e solo per colorire, dato che sono erbe spontanee dalle nostre parti, ci possiamo mettere una fogliolina di menta e il piatto è fatto.